Dunque, l'Abruzzo da domenica prossima, 31 gennaio, passerà in zona gialla. La decisione è stata assunta in seguito all'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. Il ministro della Salute Speranza si appresta a firmare la nuova ordinanza. Ordinanza che prevede meno restrizioni. Bar e ristoranti, infatti, potranno restare aperti sino alle ore 18, ma permane il divieto di spostamento tra regioni, così come ci riferisce in diretta la nostra Girolle De Monde in compagnia con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Buonasera. Sì, buonasera Fabio, siamo in diretta da Pescara con Diego Martelli, l'hai già presentata e io la voglio ringraziare, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, perché da questa mattina che cerchiamo di avere notizie ufficiali, la notizia è, l'hai già data tu in anteprima, e cioè dal 31 gennaio si torna in zona gialla. So che questa, quella odierna è stata una giornata molto complessa, anche faticosa, ve l'aspettavate? Ma è un momento importante per la nostra regione, perché nelle ultime settimane in modo particolare abbiamo avuto un trend sempre in miglioramento con degli indicatori importanti, ma soprattutto un RT al di sotto della media. Questo si faceva ben auspicare, questa definizione dell'Abruzzo nella zona gialla. Oggi abbiamo finalmente questa conferma che è arrivata questa sera, in tarda serata. Durante la giornata abbiamo avuto anche un'interlocuzione costante col Ministero per ribadire quelli che erano gli indicatori a favore della denominazione di zona gialla della nostra regione. Questo, tengo a ribadirlo, è un momento importante, perché anche la Regione Abruzzo ha dato una speranza in più a tutti i nostri corregionali, che è stato quello di voler riaprire le scuole. Le scuole messe in sicurezza, però teniamo presente che abbiamo anche in questo momento dei focolai, diversi casi nelle scuole, e quindi dobbiamo tenerlo in considerazione. 130 le classi in quarantena in Abruzzo. C'è qualcuno che ha parlato di emergenza? No, non si tratta di emergenza. Abbiamo istituito anche un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni sindacali, con gli uffici scolastici, proprio per ribadire quelle che sono le linee guida per il tracciamento nel caso in cui dovessero esserci positivi. Valuteremo e monitoreremo come sempre. Il messaggio importante però che voglio lanciare, così come l'ha fatto il Presidente Marsiglio, è che essere in una zona gialla non vuol dire essere liberi tutti, ma conservare questa denominazione dipende soprattutto dal comportamento di tutti noi cittadini, nel rispetto delle regole di cui noi siamo a conoscenza, di continuare a tenere quel distanziamento che è l'elemento fondamentale per evitare che ci possano essere ulteriori contagi. E infatti i dati si sono attestati, li avevamo anticipati anche nel corso della TG8 delle ore 14, proprio in diretta dal report odierno della Regione emerge che sono 343 nuovi casi su 5.353 test totali e 7 i decessi, quindi la situazione non è peggiorata, anzi sono anche diminuiti i pazienti in terapia intensiva. Questo fa ben sperare, ma insomma, diceva lei, adesso è... dipende tutto da noi cittadini. È vero, il dato positivo è proprio la diminuzione dei posti letto in terapia intensiva, ma soprattutto il numero dei tamponi che abbiamo effettuato negli ultimi giorni, che è un numero superiore, maggiore alla nostra media dei mesi precedenti, vuol dire che si sta continuando in maniera attenta tutto il percorso e il processo del tracciamento, e siamo stati in grado di contenere anche quelle che sono le cosiddette varianti che abbiamo avuto in alcuni comuni. E infatti c'è nel territorio della ASL Lanciano Vasto Chieti, ci sarà il prossimo weekend un nuovo screening, e il direttore generale Thomas Schell ha inviato proprio nel pomeriggio un appello, un invito a tutti a partecipare a questo screening.